la mia coalizione si è seduta proprio intorno al tavolo, tutti insieme, da quando io sono stato poi indicato da tutte le forze politiche che mi sostengono come candidato, proprio su questo specifico punto per riflettere, perché è davvero un controsenso che noi continuiamo ad appoggiare e a sostenere questo spreco di cui hai appena parlato. Ecco, noi pensiamo che la provincia, così come è stata governata sin qui, non vada bene. Abbiamo bisogno di veramente di cambiare, e il cambiamento che noi proponiamo è che questa provincia venga gestita quantomeno, visto che non possiamo noi decidere se le province debbano essere abolite, toccherà al Parlamento eventualmente farlo, ma noi quantomeno, se avremo la responsabilità di governo, intendiamo chiaramente lavorare per delle province, per una provincia che sia, come abbiamo scritto nello slogan, a servizio dei comuni. Perché? Perché la provincia diversamente continua ad essere un 52esimo grande comune che provoca e porta solamente spese in più per i cittadini, portando eventi e situazioni che spesso sono in conflitto, in contrasto con le iniziative che già i cittadini hanno a disposizione a partire dagli enti che appunto sono i comuni, che sono loro più vicini. Ecco. E poi io devo dire veramente c'è una necessità, ecco, su questo, di un soggetto che si preoccupi di fare il disegno, costruire il disegno. Uso sempre questa immagine, la tessera del mosaico che ha un colore, un peso, una forma, ecco, come ciascuno dei nostri territori, ecco, ma queste tessere messe l'una vicino all'altra ancora non formano un disegno. Ecco, noi invece abbiamo bisogno di un soggetto che può essere proprio la provincia, che mette a punto il disegno per evitare sprechi, per esempio nella questione dei rifiuti, razionalizzando, costruendo opportunità di mediazione laddove i singoli soggetti del territorio non possono prendersi in carico totalmente la spesa. E questo è evidentemente un'opzione che favorirà soprattutto i più deboli, ecco, i comuni più deboli, i territori che hanno più bisogno di altri di cura. E com'è? Sanno molti anche all'interno del centrodestra c'è un dibattito tra i favorevoli e i contrari. Io sono storicamente un sostenitore delle province per una serie di motivi che non è facile sintetizzare in poche battute. Primo, i 16 miliardi di euro di costo sono una stima, perché c'è qualcuno che dice che costi 11, qualcuno che costerà anche di più. In ogni caso non sono legati ai costi della casta, cioè della classe politica, ma a servizi che vengono erogati. Si pensi alla viabilità, ai trasporti, all'edilizia scolastica, alle politiche del lavoro, a quant'altro, cioè a una serie di servizi che, tolte o meno le province, continuerebbero a pesare sulle tasche dei cittadini, perché sono servizi incomprimibili, insostituibili. Non si può pensare di non fare manutenzione delle strade, non si può pensare di non costruire altre scuole, non si può pensare di non fare servizi per le politiche del lavoro e via dicendo. Tra l'altro poi io ritengo che prima di parlare di chiusura delle province andrebbero fatti dimagrire il numero dei parlamentari, che sono uno sproposito, quasi 1000 parlamentari in un paese mi pare eccessivo. Sicuramente eliminate, ma la regione pare che stia già provvedendo in questo senso, quelli che sono gli ATO, le comunità montane, che hanno compiti che possono essere gestiti tranquillamente dalle province, ma anche ricondurre la regione nell'alveo delle sue competenze tradizionali. La regione deve fare le leggi, non deve amministrare come invece è accaduto nel passato e continua a accadere anche oggi. Questo perché la provincia ha un occhio che è indispensabile per una corretta applicazione delle politiche nel territorio. I comuni spesso hanno un occhio troppo piccolo e magari sono litigiosi e non riescono a mettersi d'accordo su quelli che sono gli interventi indispensabili per il proprio territorio. La regione ha un occhio troppo grande, troppo distante. Chi è che può essere camera di compensazione degli interessi articolati e diffusi sul territorio? La provincia. L'importante è non sparare addosso alla provincia perché non se ne conoscono le competenze, ma magari approfondirle e valutare quali sono gli effetti e i benefici. Si sappia che il costo pro capite della provincia di Pordenone, per esempio, è di molto inferiore di quanto possa essere il costo pro capite di un'amministrazione comunale medio-grande di questo territorio. Ecco, Alessandro Ciriano è una persona di cui io personalmente ho stima. Penso che abbia la possibilità sicuramente di fare una buona carriera politica, è molto giovane ancora e questo però è un elemento, insomma, in qualche misura che ci auguriamo per tutte le persone serie e importanti. Non ho niente altro di particolare da aggiungere, certo ci sono notevoli differenze tra noi. La mia è una formazione, diciamo, chiaramente diversa dalla sua, per esempio ho una origine, un'estrazione chiaramente cristiana, vengo da un impegno non esclusivamente dentro la politica come il suo caso,
vivo da sempre con una mia professione, io sono insegnante, mentre dall'altra parte evidente c'è un totale impegno da sempre proprio all'interno della vita politica e nei ruoli politici, ecco. Per cui ci sono notevoli differenze sia di cultura, sia di prospettiva e sia anche, diciamo, di visione poi anche di quello che deve essere il ruolo. Io vengo da una storia di associazionismo e credo che questo sia un segnale importante. Per me i valori della generosità, della sobrietà, della solidarietà sono estremamente importanti e spero di poterli testimoniare proprio dentro la vita politica e amministrativa di questa provincia. Ma io non sono preoccupato dalla politica di Zanin, anzi io apprezzo tutti coloro i quali scendono in un agone politico e accettano una sfida che è comunque complessa, complicata e faticosa. Si è data di un mese di campagna elettorale davvero massacrante. Dico a Zanin che secondo me non ha le idee chiare su quali sono le competenze di questo ente, di quali siano le risorse a disposizione, di quali siano i problemi effettivi di un territorio. Cioè vedo in lui un approccio abbastanza ingenuo, se vogliamo, sicuramente apprezzabile, ma molto ingenuo. In realtà questo è un territorio che ha bisogno di risposte che vadano al di là di una sua visione immaginifica fatta di una scatoletta con i suoi gadget e di qualche proposta francamente poco percorribile. Dall'altra parte credo che lui sia nella condizione di non poter poi applicare il programma. Si definisce un innovatore, Giorgio, ma ha messo insieme una coalizione che ricorda molto di più un'armata Brancaleone, una Babele, perché mettere insieme Rifondazione Comunista, Sinistra e Libertà, i cittadini per il Presidente e i cattolici moderati significa unire, fare una coalizione non per proporre qualcosa, ma caratterizzandola, ormai tradizionalmente e anche in maniera un po' stantia, caratterizzandola, dicevo, nell'obiettivo di andare contro il centrodestra, il solito livore rabbioso nei confronti del centrodestra, e con la distruzione, con l'attacco non si costruisce niente, non si riesce certamente ad avere una visione, un orizzonte di prospettiva. Poi ripeto, mi pare molto fragile la sua impostazione programmatica, cioè si parla di grandi problemi ma non si hanno ricette concrete, a differenza nostra che in questi ultimi 5 anni abbiamo dimostrato punto per punto, con grande apprezzamento credo anche, apprezzato addirittura dalle posizioni che sono sostenute nell'ultimo bilancio, apprezzato dalle parti sociali e delle categorie economiche che ci hanno sostenuto e hanno dimostrato il loro apprezzamento, dicevo, abbiamo dimostrato di essere una provincia soprattutto concreta.